Ci ha lasciati il cardinal Tonini, deceduto questa notte all'Opera di Santa Teresa, dove risiedeva da lungo tempo. Amatissimo da tutta la comunità ravennate, di cui è stato per molti anni vescovo, Tonini aveva festeggiato i 99 anni lo scorso 20 luglio. Gli ultimi momenti sono stati sempre come ha vissuto, serenità, con la sua fede immensa, dove sì, si rendeva conto che si stava spegnendo per raggiungere, come diceva sempre la sua mamma, ma sempre con una grande umanità, con una dignità e quindi proprio con tanta tanta serenità, che ci ha anche aiutato noi stessi lì attorno, che non è mai è sempre un po' angosciante vedere una persona che sta per abbandonare il nostro mondo, ma però ci ha dato e ci dava lui stesso la forza per andare avanti, per affrontare questo momento. Negli ultimi giorni, infatti, aveva momenti di lucidità in cui incoraggiava moltissimo le persone che aveva attorno. Sì, sì, ma come ripeto, era proprio lui che nei suoi momenti proprio ci dava la forza per dire: ragazzi, non dovete preoccuparvi, tanto insomma sarà fatta la volontà del Signore, dice io sono pronto, e veramente ci ha dato e ci dà tuttora, anche se non c'è, ma ci dà e ci darà sempre una grande forza. Suor Anna, un ultimo ricordo di Monsignor Tonini. Incuteva sempre molta serenità, raccomandava sempre di volersi bene, dava sempre fiducia, ecco, questa fede che aveva, grande, che ce la trasmetteva. Ecco. Quali sono state le ultime parole del Cardinale prima di morire? Le sue ultime parole è stata: vado incontro al Signore con serenità perché il Signore è bravo. E cosa le ha detto? Era lucido, quindi? Era lucidissimo fino all'ultimo, è stato sempre lucido fino all'ultimo momento, non ha mai perso conoscenza. Quindi è stato lucido, lucido fino alla fine. E ha detto: vogliatevi bene, l'unica cosa che è importante è volerci bene. Si rendeva conto che stava morendo? Sì, si rendeva conto, era pienamente lucido e ha detto: vado incontro al Signore. Si è spento non ha avuto nessuna complicazione? Ha avuto l'ultimo giorno un po' così di agitazione, ma si è spento serenamente, non ha avuto complicazioni, diciamo, particolari. Come ha passato l'ultima giornata ieri? Ieri è stato un po' agitato, sì, si vedeva che aveva smanie, che chiamava la mamma, la sorella, l'ultima sorella che era morta da pochi mesi, l'ha chiamata tanto, Bianca, e poi diceva: aiutatemi, e così insomma, si è spento così, chiamando la mamma e dicendo: vado dal Signore. Sereno, ha pregato? Sereno. Avete pregato insieme? Ha pregato insieme, anzi saluto anche l'arcivescovo che è venuto a salutarlo, a darti la benedizione, ha pregato i suoi piedi, i piedi del letto, quindi è stato risposto anche alla preghiera, perché è stato lucido fino alla fine, insomma.